Francesca Cecchini, GR3. La crisi delle banche italiane è ormai al centro del dibattito in Italia e in Europa, con il governo che ha messo in campo diversi interventi. Da ultimo è arrivata l'iniziativa di 9 banche di affari insieme ad Atlante 2 per gestire le sofferenze del Monte dei Paschi di Siena. Ma accanto alla crisi arrivano anche le nuove cifre sugli esuberi nel settore. Sono cifre pesanti. Lo comunica la FABI, il sindacato più rappresentativo dei bancari. Intanto dopo 3 mesi tornano finalmente a diminuire le sofferenze. Dal 2000 al 2010 le uscite erano già state ingenti, 33.000 su un totale di 300.000 bancari, dunque il 10%, ma ora gli esuberi saranno ancora più numerosi in proporzione, come spiega Lando Sileoni, segretario della FABI. I numeri sono al di sopra di ogni sospetto, parlano chiaro. Sono usciti 11.988 lavoratori dal 2013 al marzo del 2016 e altri 16.109 usciranno entro il 2020 sulla base di accordi sindacali aziendali che abbiamo già conseguito. In concomitanza con la crisi dunque stanno diminuendo e di molto i bancari, oltre 27.000 le uscite che sommate alle precedenti stanno a significare che negli ultimi 16 anni 60.000 lavoratori sono usciti dal settore, con un calo del 20% rispetto al livello del 2000. Un'emorragia che ad avviso della FABI può essere frenata grazie al fondo esuberi che garantisce allo Stato 200 milioni l'anno. Ebbene, si chiede che gli istituti di credito possano finanziare per 3 anni i 2 anni in più di durata del fondo esuberi da 5 a 7 anni che il governo ha concesso recentemente con un decreto. E intanto, almeno a giugno, dopo 3 mesi negativi, tornano a diminuire le sofferenze, che sono scese di nuovo sotto i 200 miliardi. Americo Mancini, GR3.